Wahey Kuj, ben ritornati dal vostro Andrea Incrementuno su Yokai Watch 3. Finalmente andiamo a fare la quest di portali bizzarri. Oh, qui c'è il garage. Insomma, quante sfere ci vogliono però per entrare nel portale? Qui c'è anche Zomborg, che alla fine, insomma, fate la sua quest, potete combatterci tante volte quante volete e alla fine potete farvelo amico. Però entriamo nel garage e iniziamo la missione dei portali bizzarri. Dicevo, quante sfere ci vogliono del portale? Da quelle che ho contato io, 83. Quindi parliamo con Paola Portalia. Oh, mi ha portato delle sfere del portale. Usa le sfere del portale sulla porta che vedi lì. In questo modo dovrebbe aprirsi. Ok, mi chiedo come sia lì dentro. Un po' lo vediamo. Oh cielo, che emozione. Da qui in poi ci pensi tu. Ah, lei non viene, professoressa? È davvero così responsabile? Ti aspetterò qui fuori. Fammi sapere come procede. E beh, insomma. Abbasso l'audio che mi sta trapanando le orecchie. Che facciamo, Andrea? Vuoi aprire la porta ed entrare? Beh, siamo arrivati fin qui, non si torna indietro ormai. Oh cielo, allora usa le sfere del drago. No, del portale, è un'altra cosa quella. Ok, battutaccia a parte, ne ho 84, perché una in più l'ho presa così a caso. Quindi inseriamo le sfere. Va a finire che poi ce ne vogliono 100, perché non so contare. Potrebbe essere. Che poi tra l'altro questa porta è un portale bizzarro, ma in realtà conduce a una stanza. Yo fratelli, sentite qua. Chi va là? Oh cielo, di nuovo la voce del genio. Nella stanza enigma per l'accia ci sono 4 cabine comiche, fratelli. Yo fratelli, non sentite queste vibrazioni positive? Che emozione. Yo, stimo a 1000, fratelli. Non capisco una parola. Oh cielo, va bene, cerco di tradurre. Conquistate le 4 cabine comiche e riuscirete a raggiungere il genio. Bene, cominciamo? Chiedo che aspetto abbiano. Provare non costa niente. Andiamo! E dunque, dov'è la prima porta bizzarra? Cioè, la stanza comica, non la porta bizzarra. Potremmo anche andare direttamente qui, dato che abbiamo le sfere. Ma dato che ci vogliono le stanze comiche da superare, credo sia questa una. Salve! Wow, che spavento! Non è la voce di un genio? Questa è la cabina comica 1, shopping a go go, yo! Ma non devi davvero fare compere, devi solo spingere il carrello fino all'arrivo, yo! Wow, siete carichi? Avanti, si comincia, yo! Ma chi è sto io, sto fratello? Ma chi è? Ah, ci sono anche yokai da affrontare. Quindi quello lì rappresenta il salto, perfetto. Ho un po' di paura. Buh, non lo so, ragazzi. È strana sta cosa. Vai, 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 vai. Ne già sbagliamo. E vabbè, dunque devo un attimo prenderci la mano. Quindi basta che vado qui e lo faccio una volta. Perfetto, piano, Nathan. Ok. Ah, ci sono anche altri posti però per prendere degli oggetti sicuramente. Sì, degli oggetti, va bene, non è un gran problema, non mi interessa prendere gli oggetti. Quindi questi spazi con queste righe sono delle salite che non bisogna andarci veloce, va bene, questo già è un punto a loro favore. Più vado avanti più colleziono roba. Comunque sia, prima o poi questi oggetti li prenderò. Aiuto, che saltoni. Il salto della fede. Ciao. Oh no, non c'è bisogno di affrettarsi. Perché non resti a giocare con me? Per forza, mamma Aura. Cielo, hai fatto un lungo viaggio. Ottimo lavoro. Se riesci a battermi completerai questa cabina comica. Allora ti va di combattere? Le battaglie sono da prendere seriamente. Non ci andrà leggera. Sarebbe difficile. Ah, io posso farle le battute perché anch'io sono ciccione. Quindi andiamo. La squadra. Mi avete detto, ma che squadra è quella, Andre Link? È una squadra. Ho messo gli yokai che più mi piacciono, perché quegli altri che mi piacevano li ho già portati a 99. Quindi altri yokai che mi piacciono ho messo in squadra e porto questi a 99.
per la storia non c'è bisogno di una squadra forte o per il post-game comunque sia. Tranne che per la torre di Illuminazione, lì ci vogliono yokai davvero forti. Per dopo che hai finito quella, non ci sono sfide importanti, quindi... giochiamocela così, no? Abbiamo superato la prima cabina comica! Oh cielo, che esperienza strana, mi sento disorientato. Ma è stato molto divertente. Manteniamo l'entusiasmo e andiamo avanti! A questo punto, o cerco altre cabine comiche o sblocco... Ok, si è aperto. O sblocco le porte. Wow, che succede? Hai completato shopping a go go alla grande, io? Ecco un regalo da parte mia, baby! Per riuscire senza attraversare la cabina comica si passa di là. Wow, una scorciatoia, molto utile. Avanti così, io. Ma anche perché... faccio vedere. Se noi tornassimo indietro... cascheremmo di sotto, quindi andremmo... all'inizio di questo percorso, non all'inizio inizio. Quindi non potremo neanche tornare indietro con la cabina comica volendo. Cioè, è una stupidaggine alla fine. Inseriamo 10 sfere del portale. Spero davvero non ce ne vogliano 100 ma solo 83, perché io mi sono fatto un giro qua dentro e avendo fatto anche la cabina comica numero 1 e ne ho contate 83. 80 più 3 della porta ad aprire, della prima porta. Ok, e cabina comica numero 2, credo. Questa è nuova. Su le mani, yo! Wow, di nuovo la voce del genio! Questa è la cabina comica 2, lavora a go-go, yo! In lavoro a go-go dovrei guadagnare soldi col sudore della fronte. Dovrei fare soldi a più non posso e conquisterai la libertà, yo! Il team della cabina ti fornirà altri dettagli, yo! Devi solo chiedere! Cosa guardi? Sono il leader di questa cabina comica, detto io le regole, perciò ascolta! Per cominciare ci prenderemo tutti i tuoi soldi! Cosa? Vi prendete i miei soldi? Già, ma li restituiremo non appena avrai finito. Beh, che sollievo. Per passare alla prossima stanza ci vuole la chiave che è in vendita in quel distributore. Dovrei partire da zero e mettere da parte abbastanza soldi per comprare la chiave. Imparerai. Imparerai così la gioia di mettere... Ah, forse si è sbagliato proprio. Spero che sia fatto apposta. Imparerai così la gioia da mettere da parte i soldi. Ok, buona fortuna. Mi hanno preso i soldi. No, sono povero. Quindi... ah, devo battere gli yokai, quindi praticamente ogni sfida. E la chiave che costa 3 dollari, poi posso comprarli e andare alla prossima stanza. Va bene, è stato piuttosto facile. 1,87. Almeno sono stati abbastanza astuti da non mettere 1,50. Se no davvero mi sa che era da denuncia proprio. Proprio ti prendono per il culo. Dai, diciamo le cose come stanno. Perfetto, un'altra sfida è andata. 1,85, va bene, sì, era chiaro che anche loro ci avrebbero dato 1,85. Ci vorrebbe qualcosa di fresco. Io mi comprerei una cola, veramente. No, non possiamo. E ho fatto. Va bene. Gli yokai ovviamente riappaiono. Nel caso volessimo. Quanto costa qui? 20? C'è Sfericca! Se sconfiggiamo Sfericca ci dà un sacco di soldi. Non ricordo. 33. E se io aspettassi un pochino e facessi ricomparire Sfericca? Ma perché? Aspetta però, mi sta venendo un dubbio. Ok, no, ok, dubbio è dissipato. Solo una volta può uscire... il volto estremo. Ah, ma finisce così con lui? Povero eroe, non ho un soldo, ma posso sempre divertirmi con te. E ora il nostro eroe affronta la sfida! Salve! Nella vita non è meglio farcela con le proprie forze? Sconfiggimi e conquisterai la cabina. E ricorda, i soldi non fanno la felicità. Sei sicuro?
Forse è vero, però servono. E tanto. Un po' di soldi extra fanno sempre comodo. Ma quanto sei grande, comunque sia, povero eroe. Grande di stazza, non di morale, di forza. Fai schifo, insomma, però sei alto, ecco. Mettiamola in questi termini. Vabbè, è andata. Però ho beccato due volte la super fortuna, quindi un bel po' di punti li abbiamo fatti. Eccolo là. Di solito i distributori automatici vendono solo bevande o cose simili. Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo conquistato anche la seconda cabina. In totale ci sono 4 cabine comiche, perciò siamo a metà strada. Sì! E vai, proseguiamo! Ti sono stati restituiti i soldi, ottimo. Ok, quindi no, tu lo vuoi fare solo il supereroe e forse un giorno anch'io potrò farlo. Bene. Si apre un altro punto. Perfetto. Quindi, un'altra cabina comica è questa. Non penso servano tutte quante le sfere del portale da utilizzare. Però forse le altre portano ad oggetti, ad altre cose. Ok, qua c'è un oggetto che voglio prendere, dato che a giallo comparirà solo per questa volta. Colpi nascosti. Già là potete vedere il genio in lontananza. Ok, attraversiamo questa porta e facciamo la stanza comica. Dovrebbe essere la numero 3 in linea, però mi sa che forse è la quarta, sai? Sapete? Baby, questa è la cabina comica 3. Rispondi a Gogoglio. Rispondi correttamente alle domande che incontrerai lungo il cammino. Dovrai riuscire ad attraversare la strada. Pronti? Partenza, Gogoglio! Ultra super attraversa test. Perciò vorresti attraversare la strada? Se sì, dovrai rispondere alle seguenti domande. Cominciamo. Di che colore è Whisper? Non la so, è difficilissima questa. Vado a caso. Ok, era bianco, meno male. Congratulazioni, puoi passare. Alla prossima, abbi cura di te. Grazie. Ehi, stromboletti! Stavo per dire un'altra parola, però non è carino. Ehi, attraverso quelle macchine. Ultra super attraverso test numero 2. Vorresti attraversare la strada? Esatto. Se sì, rispondi correttamente alle seguenti domande. Si comincia! Qual è il vero nome di un negozio di Le Sud? Negozio di Polly. Era Polly. Sì. Yeah. Questa volevo farla direttamente, senza fare tutte quante quelle scene. Ottimo lavoro per attraversare. Vediamo se l'ultima è un pochino più difficile. Ciao, ancora questo qua con la Ferrari fallata, ovviamente. Oddio, che paura. Dico, mo ci vado davvero in mezzo. Vorresti attraversare la strada? Ci siamo appena visti. Si comincia. Cosa collega Trispecchio? Passato e futuro. Tin tin. Grazie, posso attraversare? Molto bene. Arrivederla, a presto. Cos? Vero o falso? Se pensi che la risposta alla domanda sia vero, usa la porta col simbolo V. Se invece pensi che la risposta sia falso, attraversa la porta con la X. Ascolta bene, la domanda è la seguente. L'abilità di Baku è sanguisuga. Vero o falso? L'abilità? Scegli la porta per rispondere vero oppure la porta X per rispondere falso. Sanguisuga? Sì, si ripristina i PS quando ti assorbe la vita. Quando ogni turno. Congratulazioni, risposta esatta. Devo combatterti ora? Sono il professore Ibisioso, il Grand Detective. Il mio compito è proteggere quest'area. Dunque, vogliamo cominciare questa sfida di intelligenza? O di forza bruta, se vogliamo. Preferirei intelligenza, anche se sono più bravo in quella con la forza bruta perché sono un idiota. Dalla mia infallibile analisi della situazione deduco che ti batterò. Ehi, non penso proprio che perderò. Cacate qui! Vatti sotto, marrano. Professore,
Lei mi sembra alquanto messo male. Però rango B. Inizia a essere più difficile allora la sfida. Le piace il tonno? E se io le dessi, che ne so, qualcosina col tonno? Filetto di salmone che non posso neanche usare? Ma perché mi fa così? Lei è cattivo. Incanto di livello 1 che penso di riuscire a superare facilmente. Eccolo qua. Però Zazel ha preso un bel po' di botte, Lo ricaricheremo presto. Ebbene, 3 stanze sono fatte. Abbiamo conquistato anche la terza cabina comica. Allora la prossima cabina è l'ultima. Chissà cosa troveremo. Quindi abbiamo finito con gli indovinelli? Forse. E anche questa è andata. E si apre lì. Perfetto. Eccola. Sì, forse non servono tutte quante le sfere del portale. Però se vogliamo aprire tutte, ma proprio tutte le porte, sì. Quindi ora mi chiedo una cosa, io vorrei vedere un attimo una cosina. Entriamo, grazie. Ok, lì c'è un oggetto che voglio assolutamente vedere, cos'è? Misteri mistici, più vai avanti più trovi roba interessantina. Ma se io salgo qui? No. Non serve a nulla. Quindi facciamo anche la quarta ed ultima cabina comica. Poi prima di affrontare il boss ovviamente vorrei un attimo esplorare le altre porte bizzarre. Salve! Questa è l'ultima cabina comica, trivella go go! Io? Ce l'hai una bella trivella, io? Usala per trivellare le rocce e raggiungere l'obiettivo. Ah, quasi dimenticavo. Qua e là incontrerai degli yokai. Sono molto forti, perciò non farli avvicinare alle rocce. Pronti? Partenza? Go! Yo! Ma io faccio così perché li vedo dall'alto. Non sono mica stupido. Quindi c'è un percorso prestabilito per non combattere contro gli yokai. Questa qui l'ho trivellata ed è stato un grandissimo sbaglio. Però se ora vado di qua, poi faccio così. Faccio così. Trivello. Sì, trivello questa. Poi trivello questa. Trivello questa. Vediamo cosa c'è qui. È piuttosto facile. Non è difficile. Trivelliamo questa. Ok, pensavo non mi ci passasse. Trivelliamo questa. Voglio proprio giocarla senza combattere, ragazzi. È troppo divertente. Ok, questa qui sembrerebbe molto facile. Qui. Qui. No, non è affatto facile invece. Potremmo dover combattere. Ma io faccio così. Vado di qua. E apriamo questo passaggio qui. Ok, perfetto. Pezzo moneta, una stella. Poi rompiamo questo. Questo. Andiamo per di qua. Facciamo così. Di su. Ok, poi scendiamo qui a questo punto. Trivelliamo qui. Trivelliamo anche qui. Andiamo a sinistra e poi andiamo sopra. Perfetto. Gli ok molto forti, insomma. Ecco, lui già potrebbe essere più forte. Stai mostrando un talento non indifferente, ma per proseguire dovrai prima sconfiggermi. Dunque iniziamo la sfida? Questo è lo spirito giusto. Mi piace scatenarmi nella stanza enigma berracea. Combattiamo! Preparati. Sapete qual è bello? Che alla fine non servono neanche tutte quante le 83 sfere che ho detto prima. Ne servono molte di meno, fatevi conti voi. E ce ne vorranno 20 per andare nel... Dicevo, ce ne vorranno 20 per andare nella stanza del boss ora. Però non lo affronto subito, lo affronto nel prossimo episodio, cioè quello di lunedì. Ce l'hai fatta, Andrea? O ce l'abbiamo conquistato tutte le cabine? Okay. Evviva! Ora ci aspetta il genio, giusto? Andiamo. Beh, non c'è motivo di rimuginarci troppo su, proseguiamo. Ok, vediamo un po'. Entriamo. Si apre... Ah, ecco a che serve. Ehi! Che c'è, Paola? Ah, certo, lei se la fa comoda, no?
Dannazione. Che tu sia maledetta, Paola. Era ora che finiste, stava rallentando l'indagine. Ah, Andrea, eccoti qua. Professoressa, com'è arrivata qui? Non vuole piacere, però mo. Sono venuto a cercarvi, poi ho trovato una scorciatoia e vi ho raggiunti in metà del tempo. Cielo, questa donna compare sempre nei momenti più opportuni. Oltre questo portale vi aspetta il potente... Oltre questo portale vi aspetta il potentato. No, io ora cerco sul dizionario Treccani se potentato esiste. Oh, questo esiste. Ma cavolo, ma potentato in un gioco di Yo-Kai Watch, un gioco per bambini? Fate attenzione. Ok. Ah, comunque, ricordatevi di avvertirmi quando sarete pronti a entrare. Voglio venire con voi, quindi non dimenticatevi. No. No. Ah, quindi questa missione è completata? Ah, sai che roba. Ok, ora scendiamo un attimino. Vai, vai, tutte quante quelle comi consumo. No, aspetta. Non devo rimanere con 20 almeno, se no mi tocca andarla a cercare dopo. E non voglio. Perfetto. Per prendere un oggetto che è... pezzo moneta 5 stelle. Va bene. Quindi ora dovrei andare a vedere anche gli altri portali. Più che altro mi devo rimanere con 20 sfere. Cioè no, qui ce ne vogliono almeno 10. Ce ne ho 31. Ok, siamo nei 10. Ah no, ce ne vogliono... Ora sto a 21. Se ne uso un'altra per il genio, sto a 1. E c'è un'altra porta da 10 dall'altra parte. Ah. Quindi servono più sfere. Vabbè, io ne uso 83. Anche se in realtà a quanto pare ne servono di più. Vabbè. Quindi ne servono 93 in totale. E non 83. No, io voglio affrontare il genio, quella s'arrangia. Per un oggetto non mi ci spreco, certo. Per non sbagliarvi, raccoglietene 100. Fate prima. Bene, così allora questo video termina qui. Nel video di lunedì affronteremo questo ciclone qui, questo ciclocchio, non ricordo come si chiama, ma mi sembra che l'abbiamo già affrontato nel 2 come il boss finale, Tornocchio forse era. Ad ogni modo, lo vedremo nel prossimo video. E come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio e vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!